Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato al nostro amatissimo ormai Smooth Q3 che ho provato tanto in Sardegna, che poi vedrete le mie prove un pochino così, però incomincio a capire come si utilizza. In questo video andiamo a vedere, come abbiamo fatto per i precedenti gimbal della Zhiyun, come si aggiorna il firmware. Se vi ricordate, nel scorso tutorial ho fatto vedere quella scrittina che veniva fuori: aggiorna ora il firmware, upgrade now, ovviamente in inglese. Però dall'applicazione, almeno a me, non riesce, non riesce proprio diciamo l'upgrade, quindi bisogna farlo per forza dal computer. Infatti vedete il Mac installato qua, perché bisogna farlo dal computer, ahimè. Le procedure sono semplici: andiamo innanzitutto a scaricare quello che ci serve e vediamo poi come fare l'upgrade. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Allora, innanzitutto devi andare sul sito della Zhiyun, vi metterò ovviamente il link in descrizione dove andare a acchiappare questi file. Dobbiamo andare nei prodotti, ma nel consumer, e dobbiamo andare a scegliere il nostro gimbal. In questo caso si tratta del Q3, eccolo qua. Clicchiamo sulla scritta come volessimo andare a visionare le caratteristiche del gimbal, poi in alto vedete che c'è download. Allora, download, innanzitutto, vabbè, viene proposta l'applicazione, ma ce l'abbiamo già. Dalla parte sinistra vedete che qua avete il firmware upgrade tools. Abbiamo bisogno di, innanzitutto, il firmware, ok? Questo firmware, abbiamo le versioni, ovviamente scaricatela con download. Poi abbiamo bisogno del il programma di lancio per ovviamente upgradare il nostro firmware. Avete la versione Windows e avete la versione Mac. Per Windows penso che ci sia bisogno del driver, perché i driver sono uguali, anche se scarico quello del Mac mi dà sempre quello di Windows X, quindi dovete scaricare queste tre cose. Ve le ridico di qua: allora il firmware in prima di tutto, poi il tools in secondo piano e in terza battuta i driver per Windows, se ovviamente utilizzate un computer Windows, mentre per Mac non dovete assolutamente scaricare nulla. Ok, dopo aver scaricato le tre cose che ci servivano, il firmware, il programma per fare ovviamente l'upgrade e il drive per Windows, se ovviamente utilizzate un sistema Windows, andiamo ora a fare la procedura, perché bisogna farla giusta, ok? Bisogna fare le tre cose in sequenza, adesso senza, come dire, sbagliare la sequenza. Innanzitutto si deve collegare, ve lo faccio vedere, bisogna collegare il nostro Q3 al computer e così, come potete vedere, si accende come fosse in ricarica, ok? Niente di che. Ora bisogna accenderlo col tasto dietro, andiamo ad accendere il nostro Q3 col tasto dietro, dopodiché bisogna andarlo a sistemare in modalità standby. Così, perfetti, fermi tutti. A questo punto vedete che i nostri LED lampeggiano, ok? Così vuol dire che siamo in modalità standby. Ora andiamo a caricare il nostro programma. Io l'ho già scaricato, eccolo qua. Due cliccate sopra. A questo punto la seconda operazione da fare è cliccare sul tasto Open, ok? E andare alla ricerca, ovviamente andare in firmware upgrade, e andare sul browser a cercare il file dove l'avete memorizzato. Ovviamente ognuno avrà la sua posizione. Io vado in desktop, eccolo qua dentro, vado qui, lo carico. A questo punto, una volta caricato, vado sotto e ho praticamente upgrade. Quindi incominciamo a fare questa operazione, vedete che incominciamo a praticamente a caricare il nostro file, e a questo punto, quando finisce di caricare tutto, fare l'upgrade del firmware, il nostro gimbal praticamente viene disattivato, ok? Quindi viene disattivato e viene spento come fosse spento. Quindi possiamo utilizzarlo, e dopo andremo a verificare se la nostra applicazione ci dà ovviamente la scritta di nuovo che praticamente il firmware non è stato aggiornato. Fatelo finire, mi raccomando, non spegnete nulla. Una volta finito scomparirà tutta la scritta, possiamo spegnere il nostro programma.
Come potete notare, il nostro gimbal è andato in modalità ricarica, ok? Quindi si sta ricaricando. Adesso andiamo a vedere se veramente abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi stacchiamo tutto. Andiamo adesso ad riaccendere il nostro gimbal, avendolo ovviamente schiodato dalla posizione standby, e andiamo a vedere se nell'applicazione in effetti quella scritta di messaggio, diciamo di alert, di errore che ci dava, è scomparsa. Ok ragazzi, andiamo sull'S10, io utilizzo l'S10, l'ho utilizzato anche in Sardegna l'S10, sì grazie, grazie, molto gentile. Andiamo a vedere se acchiappiamo il Bluetooth, ok, eccolo qua, il bluciuccio, si chiama in gergo, andiamo a vedere. Ok, dovrebbe averlo preso, vediamo un po'. Sì. Vedete che la scritta che praticamente era sullo schermo da queste parti sopra non c'è più, quindi vuol dire che il nostro firmware è stato aggiornato correttamente. Io non posso garantire che l'operazione vada a buon fine, perché ovviamente quelle della CIO non dicono di far così, io ho preso istruzioni da loro, quindi mi spero che anche a voi vada tutto a buon fine e diciamo di, come dire, garantire il buon funzionamento di questo gimbal, che è molto ben fatto ed ha questa particolarità del faretto che abbiamo visto in altro tutorial. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie.